Tra costumi, telecamere e copioni, gli C'erano attori e le diverse comparse, 1618. insieme a tutto lo Che staff ad agosto, giornata di sfidando le pace. altissime temperature di Tra le perle quest'estate, la hanno cartana attraversato il secca, quartiere Angeli, la chiesa di città San seccata Domenico, di la zona suoi del e di cimitero e taverne, anche Piazza tante Garibaldi, famiglie per che girare le scene vincevano. dell'ultimo film di Tony Ormai. Cangitano, un lavoro che tra recitazioni e attimi di Ma chi vita sei? vera tratti dalla Settimana Santa Perché ti Nissena è già accostavi? pronto per essere visto dal Qui pubblico. c'è il La visto, non storia vorrei del mai farlo. ritrovamento del Cristo Nero, Se infatti, vuole verrà parliamo, non posso più. presentato prima a Palermo e poi a Andiamo a vedere come sei. Caltanissetta. E ne vedremo. Finalmente siamo pronti, il lavoro è già definito, fra l'altro è una nuova tecnica che sto portando avanti perché non avevo calcolato all'inizio determinate cose che poi invece mi hanno fatto pensare che questa è una nuova, veramente tecnica di lavoro perché abbiamo all'interno un qualcosa di nuovo, c'è del teatro, c'è documentario, c'è anche il movie, il cinema ed ecco che anche questo l'ho presentato. Quindi finalmente arriva O Cristo trovato. Quindi questo prodotto che oggi diventa un bel lavoro che parla proprio del ritrovamento del Cristo Nero, Signore della città, da parte dei figli amari nel 1618. Lo portiamo finalmente in visione il 14 di ottobre, lo portiamo in visione con la Fondazione Federico II che sono stati i promotori di questo nuovo lavoro. Mentre invece il 16 lo presentiamo qui a Caltanissetta al Teatro Rosso di San Secondo, Palazzo Moncada, il 16 di ottobre alle ore 19. Chiaramente questo ci tengo assolutamente a dirlo, è un omaggio a tutta la città, quindi ingresso gratuito per tutti. Io già sono pronto a presentarlo in tutti i festival nazionali ed internazionali e questa è già una macchina organizzativa che si è già mossa e sta facendo questo lavoro per questo progetto. Poi tramite la Fondazione Federico II, fra l'altro avremo questa prima, scenderanno anche degli spagnoli, ci sarà la Polonia, ci saranno tante cose all'interno, ma il prodotto è in sinergia con la Settimana Santa di Caltanissetta, quindi sarà un grosso lavoro che loro hanno organizzato insieme a me e che sicuramente vedremo. E infatti all'interno di questo lavoro c'è anche la congregazione della Settimana Santa, compreso Gianni Taibbi che ne faceva, diciamo, parte integrante di questo progetto. E che poi si vedranno nello schermo in una fase molto delicata, molto bella, che neanche loro sanno perché il montaggio è un po' strano, ma fra l'altro le regie, ogni regista ha la sua visione. Io ho avuto questa e secondo me molto vincente. Un progetto cinematografico che ha visto la partecipazione di tanti attori e molti nisseni. Grandi nomi, Gaetano Aronica, che fa le funzioni del prete in questo caso, Pierluigi Gangitano, Jacopo Cavallaro e Rosario Vizzini. E anche il Teatro della Parola di Caltanissetta, Tepa, con Rigi, che ha fatto un bellissimo testo teatrale che all'interno di questo prodotto. E poi ci sono tante comparse e tantissime figurazioni. Ci abbiamo anche Salvatore Pavone, c'è Salvatore Alfano, fra l'altro che è un nisseno, Doc. Poi i quattro figli amari vengono interpretati proprio da Pierluigi Gangitano, Salvatore Alfano, Salvatore Pavone e Jacopo Cavallaro. Oh, Signore benedetto, che hai chiesto crocifisso? Madonnera, come l'ho detto?